Ehi là! Riconosco Sì, io vi sento. Buongiorno a forte e tutti. chiaro, Ciao Ivo. buongiorno. Riconosco vagamente il tuo sfondo. Dai, fantastico. Senti, ma Sì, qua abbiamo solo una connessione un po' lenta, quindi scusatemi se c'è qualche problemino o mi mi sentite rendo male, conto. ma ti vediamo e ti sentiamo perfettamente al momento. Ah, fantastico. Bene, Era un po' benissimo allora. tematico questo Open Day Cinema del martedì, meritava una giusta presentazione il Festival del Cinema del Documentario. Tu sei al Cinema De Seta, quindi sei già in trincea, quindi sei già pronto, eccolo. Cos'è? Faccio Ah! Francesco viene da Noto, si è stabilito per 10 giorni qui a Palermo perché è fra i fondatori e quindi nel gruppo organizzatore del festival e quindi lui è la persona giusta che ci può raccontare la genesi di questo importante progetto perché appunto con Joshua che lo ha portato, ha avuto il merito di portarlo a Palermo e con grandi riscontri anche di pubblico, Francesco. Considera che fra un Sì, minuto ti hai un interromperò, te lo dico minuto. prima perché fra un minuto torniamo in diretta anche in FM e quindi ti ripresentiamo No, ma per non chi non è su finisce Facebook. No, l'intervista. no, no, per chi non è su Facebook. Vai tranquillo, non ti preoccupare. No, che dire, sì, hai detto tutto benissimo, Ivan, già tu. Vabbè, considera che il Festival Documentario è nato tra il 2013 e il 2014 con un'edizione zero. È nato dalla voglia di vedere film, cioè noi non riuscivamo a procurare documentari. In Sicilia è difficile vedere un documentario, almeno ora non più, però 7-8 anni fa era difficile procurare un documentario. Volevi vedere Agostino Ferrente? Non potevi vederlo perché nei cinema cioè non passavano il film di Agostino Ferrente, per fare un nome a caso, no? E allora a quel punto abbiamo detto: ragazzi, ma perché non ci inventiamo un festival del cinema? Così i film ce li mandano e ci possiamo passare l'inverno a guardare film. E da lì è Che nata bravi. questa A cosa, proposito di è nata Cineclub. l'edizione zero. Che cosa In questa meravigliosa. edizione zero è capitato Joshua Valen, che È era lì. venuto perché stava girando un film a Noto che si chiama Conversazioni, immagino lo Torniamo a conoscete, parlarne Ivan. fra pochissimo. Aspetta, Torniamo a parlarne Francesco. fra No, ma pochissimo. è bello riprendere un po' come è nata l'idea, cioè dalla necessità di reperire i documentari che oggi, ovviamente, grazie alle piattaforme streaming, Francesco, si possono recuperare, ma 6-7 anni fa te lo posso confermare perché anche noi come scuola avevamo necessità di avere una library da consultare, questo ovviamente era parecchio complicato e difficile, per cui la genialata di inventare un festival e farsi arrivare, cioè se Maometto non va alla montagna, farsi arrivare proprio i materiali e goderseli appieno e perché no, poi anche premiarli. Facciamo finta che lo facciamo per gli altri, in realtà lo stiamo facendo per noi. C'è anche questa chiave di lettura dietro a tutto questo. Ma rifacciamo, dai, rifacciamo la presentazione ufficiale anche per l'FM. Dopo aver ascoltato Luciano Ligabue con un colpo all'anima su Radio In, continuiamo a parlare di documentari, lo facciamo partendo dalle sue origini e lo facciamo con Francesco Di Martino. Francesco, un'avventura che continua a crescere anno dopo anno. E questo trasloco che cosa significa per documentaria? Allora, intanto buongiorno e grazie per averci invitato. Cosa significa? Siamo cresciuti, ovviamente, perché partiamo da Noto, una piccola città di 24.000 abitanti, arriviamo a Palermo, che è una cosa gigantesca per noi, ma soprattutto arriviamo a Palermo dove c'è la casa del documentario, il CSC, non perché c'è Ivan lì, ovviamente, ma semplicemente perché lo pensiamo davvero. Qui nascono i documentaristi più importanti. Ieri sera ne abbiamo avuto prova andando a vedere un film di una vostra allieva meraviglioso. Quindi essere qui per noi è stata una crescita importante. Documentaria nasce nel lontano del 2013-2014 con l'edizione zero, proprio perché ci interessava inizialmente raccogliere i film dei registi siciliani, cioè non sapevamo quanti eravamo qua, abbiamo detto ma in Sicilia quanti documentaristi ci saranno, no? Avete E fatto un allora censimento attraverso l'edizione zero? esatto. E poi, come avete già anticipato voi, era un problema reperire documentari, non sapevamo come fare, noi avevamo fame, proprio fame di cinema in quel caso, e vedere un film documentario al cinema era impossibile perché
Nel mio paese purtroppo non c'è un cinema, nonostante abbia una storia di due cinema chiusi che abbiamo cercato anche di riaprire, anche con documentaria, siamo riusciti. Vicino c'è un altro cinema nella vicina Avola, che è un altro paesino conosciuto per il Sovino, il Nero d'Avola, Stiamo parlando di però gioielli, non di paesi della nostra Sicilia. sì, sicuramente. E il praticamente famoso il cinema fa una sud-est. programmazione abbastanza classica per la massa, era difficile poter vedere un documentario da quelle parti. Quindi a quel punto abbiamo detto, ragazzi, ma come facciamo a reperire i documentari, no? E abbiamo detto, facciamo un festival, così i film ci arrivano e possiamo passarci l'autunno, l'inverno a guardare film e a programmare poi magari un'edizione. E davvero è nato così, partendo dalla Sicilia, perché abbiamo detto, ok, iniziamo dalla Sicilia che è più semplice, perché inizialmente pensare alla nazione, pensare che qualcun altro ci potesse mandare il film da Bologna, da Milano, era proprio impensabile, perché non eravamo nessuno, non ci conosceva nessuno. E invece poi partendo dalla prima rassegna, perché la prima in realtà fu una rassegna per questa edizione zero, dove abbiamo coinvolto tanti registi, fra questi lo devo citare perché poi siamo diventati grandi amici e siamo qua grazie a lui, Joshua Valen, che è venuto a presentare uno dei suoi primi film, Viaggio a Sud, che tra l'altro è un film meraviglioso, immagino Ivan l'abbia visto e lo Sì. conosca benissimo. Quindi da lì è nata questa amicizia con Joshua, che da quel momento non ci siamo più lasciati, mettiamola così. E l'anno scorso, quindi quasi un anno fa, Joshua era qui e diceva: dai, sarebbe bello fare un festival, ma come mai il documentario non c'è più? E gli ho detto: guarda, ci hanno sotterrato purtroppo a Noto 3 anni fa. Ora non entro nei motivi perché è fuori luogo, Ok. però ci hanno sotterrato il festival il 12 novembre del 2018. Io ho annunciato che finiva, che si prendeva una E pausa, noi l'abbiamo insomma. riesumato. E dopo 3 anni è risorto, è Spalermo, cambiato un po', non erano 3 giorni, ma. la riesumata, Esatto. la riesumata a tutti gli effetti, bravo, esatto. E noi vogliamo parlare di questa resurrezione, di questa nuova vita di documentaria. Lo continuiamo a fare fra poco, sempre qui su Radio In, subito dopo l'appuntamento con le news. Noi abbiamo l'ausilio di questo supporto web che ci permette di andare oltre quelli che sono i limiti della radio. Basta parlare di documentari a Francesco, perché ne stiamo parlando da 45 minuti e quindi rimbalziamo i nostri ascoltatori al vostro sito, al programma. Parliamo di te invece, perché tu nasci fotografo, freelance, hai una serie di collaborazioni con molte prestigiose testate giornalistiche, quindi questa tua visione di fotoreporter ti porta poi a diventare un regista di documentari. Se ti va, vediamo il minuto e mezzo di Sciorilli. Io mi Francesco, scuso possiamo vedere? Chiedi a me, chiediamo a pubblicamente, lui. Francesco, per averti Assolutamente tempestato sì. di messaggi, per avere un po' una sintesi dei tuoi lavori, e quindi mi perdonerai, ma era doveroso e No, ma necessario. perdonami tu se invece ho ritardato nel consegnare. Sai, c'è soltanto documentaria nel mezzo. Ero un po' impegnato, Francesco. Sai com'è? L'ho fatto ieri mentre c'era la Quisquille. presentazione un'altra, Hai capito? infatti. C'è soltanto, però Vediamolo. va bene, guardiamo subito il trailer. Grazie.
mentre alla radio ascoltavamo Ed Sheeran, abbiamo visto lo showreel di Francesco Di Martino, documentari dal 2018 al 2021, gli ultimi lavori, 3 anni di lavori. E uno dice: che cosa ha fatto mentre non c'era documentaria? Ha fatto un sacco di documentari. Mi pare normale, no, Francesco? Sì, assolutamente. Considerate che io è tutto iniziato nel 2008, in realtà, con il mio primo documentario. Ustissu Sanko, che è il mio primo film, chiamiamolo debutto, non so come poterlo definire. Opera prima. Dove non avevo una telecamera, in realtà. Io facevo il fotografo per l'ANSA, per la Sicilia, il giornale Sicilia, il Manifesto. Andavo a fotografare i migranti, a un certo punto volevo raccontare il dramma dei migranti, che era proprio l'inizio. E infatti è stato bello rivedere queste immagini dopo tanti anni, c'è stata una crescita allucinante anche per me, ovviamente, perché dal 2008 al 2021, cioè veramente sono passati tanti anni. E a quel punto ho detto: cavolo, voglio raccontare questa storia, voglio far parlare i migranti. E lì non avevo una telecamera, però non sapevo come fare, la rubavo a un mio amico che faceva matrimoni, e ogni tanto andavo da lui, prendevo questa telecamera, andavo al porto e filmavo i migranti e li seguivo. E li ho seguiti per un anno da solo, e lì è nato il mio primo documentario, senza conoscere il linguaggio, ho imparato praticamente leggendo libri e facendo pratica, che è la cosa che consiglio a tutti, perché sicuramente è una delle scuole migliori mettersi una telecamera in mano e andare a filmare. E quindi poi la strada, no? La strada, assolutamente. I personaggi comuni che diventano proprio gli attori di questo cinema del reale. Sì. Poi negli anni ho avuto la fortuna di poter fare tante esperienze. Con i miei colleghi abbiamo fatto un documentario con Francesco Valvo e Giuseppe Fortesi sui nomadi siciliani, i camminanti. Ci siamo piazzati dentro una comunità per 2 anni, seguendoli con un film d'osservazione, quindi senza manipolare troppo le storie, ma solo osservandoli. Ho fatto un film sul carnevale di Scampia, che si fa da 35 anni a Napoli. Che sono diventati una famiglia. Ho fatto anche un libro, in realtà, su un muralista che si chiama Sulle tracce di Felice Pignataro. Insomma, fammi dire questa cosa, Francesco, a proposito dei camminatori, che poi si lega un po' a camminanti, scusami, agli eremiti di Joshua. Siamo stati degli osservatori. È importante quello che lui sta dicendo, Eliana, perché il documentarista diventa invisibile, cioè diventa quasi inesistente sulla scena rispetto al cinema di finzione, che ha tutta una serie di troupe pesanti, no? 20-30 maestranze sul campo. Il documentarista scompare sulla scena e il personaggio diventa assolutamente naturale, rimane naturale per com'è. Posso chiederti, Francesco, ma a quel punto non perdi la... non so se è poi proprio quello l'obiettivo, non ti senti parte dello stesso oggetto che stai filmando? Dici: sono stato 2 anni in quei campi, non ti immedesimi in qualche modo? Assolutamente sì, e tra l'altro quello che dice Viva è molto difficile da fare, perché non è semplice riuscire davvero ad essere visibile con la telecamera. Io cito sempre uno dei miei registi preferiti, che si chiama Cristian Poveda, che non esiste più, che ha fatto un film bellissimo che si chiama La vita loca, dove ha seguito le gang a San Salvador, dove per 5 anni si è piazzato con una troupe leggera, come diceva Iva, proprio per essere invisibile. E quello è il massimo del documentario, secondo me, perché lui inizia a far parte di quella storia. E questo è bello, quando tu entri e vivi l'esperienza, perché poi il documentarista questo vuole fare, non vuole solo... Io parto dall'idea, quando penso di fare un film, intanto i miei film non nascono che io mi metto là e dico: ok, oggi faccio un film su questa storia perché è figa, perché è bella. No, il documentarista intanto incontra le situazioni sempre casualmente, almeno io parlo per me, ma tutte le mie storie, i miei 14 film sono tutti legati da incontri, e questo è bellissimo. E poi nel momento in cui c'entri, tu ci vuoi intanto entrare, quindi la ricerca, la fase di ricerca, di approccio, che non è una cosa da mettere da parte, perché invece è importante. Non bisogna subito prendere la telecamera e girare un film, devi entrare in relazione con il tuo personaggio, e ci devi entrare veramente, e non perché devi fare un film, perché intanto deve nascere un'amicizia, una fiducia. Nel momento in cui c'è questa fiducia e c'è uno scambio, inizio a scrivere il film e prendo la telecamera e inizio a lavorarci. E questo è fondamentale.
Eh sì, noi chiediamo, visto che stiamo un po' imparando, provando a capire, no? Sì. Studiamo questo mondo del documentario, in generale dell'audiovisivo, però ovviamente del documentario con un occhio di riguardo, forse perché dicevi prima, al cinema ci vai a vedere un film di finzione, lo fai ormai da 10 anni, invece il mondo del documentario sta prendendo piede per il grande pubblico sempre di più negli ultimi anni, e penso anche che in questo le piattaforme stiano dando un'ulteriore mano. Vero. Proponendo tanti documentari, e quindi ci piace anche conoscere questa realtà, provare a capirlo un po' meglio. Francesco, noi ti ringraziamo per averci dedicato tutto questo tempo, nonostante tu sia nel pieno di documentaria. grazie a voi, faccio sempre pubblicità, mi metto qui. Bravo, bravissimo. Documentaria, ma il sito qual è per controllare tutto il programma e prendere tutte le documentaria.it? Facilissimo. Documentaria Festival, basta scrivere su Google Documentaria Festival, spunta subito il primo link e siamo noi. Quindi, perfetto. Tra l'altro, voglio subito, scusa, dico l'ultima cosa, sì, perché è importante. Sì. Stasera ci sarà un film bellissimo con Michele Aiello. Tutti i film sono belli, quindi non voglio fare nessun tipo, non voglio privilegiare nessuno. Ma stasera ci sarà un bellissimo film sul tema Covid, tra l'altro che è un tema super gettonato nel mondo del documentario, ma questo ci è piaciuto davvero tanto perché racconta dall'ospedale di Brescia la prima ondata, quando ancora non si sapeva nulla. Quindi stasera, per chi c'è, al Cinema De Seta alle 20:30, io resto con Michele Aiello che sarà in sala e presenterà il film. Grazie Francesco Di Martino, ciao! Grazie mille a voi, ciao! Ci vediamo più tardi. Adesso i consigli...